Buongiorno, oggi siamo qui a Salerno a fare la manifestazione per i diritti dello studente. Siamo io, Sonia e Anna e anche Chiara. Ora faccio parlare a Sonia perché, visto che è la rappresentante d'istituto, sa lei più i punti cruciali per i quali si è fatta questa manifestazione. Allora, buongiorno. I motivi principali sono soprattutto che vengono finanziate le scuole private anziché le scuole pubbliche, ma le scuole private hanno la possibilità di autofinanziarsi, possibilità che non ha la scuola pubblica, ed a causa di questo noi siamo costretti a pagare delle tasse che dovrebbero essere volontarie, ma in realtà sono obbligatorie, e sono tasse di 80-90 euro, a volte anche 100 euro, in base ai vari istituti. E noi pensiamo che questa cosa comunque non sia giusta, e inoltre non vengono finanziati anche per le borse di studio. È stato cancellato il comodato d'uso, che prima poteva agevolare molti studenti che erano in difficoltà, e anche l'uso dei libri non potevano permetterlo, quindi in base al reddito si poteva usufruire dei libri. Poi sono stati fatti tagli eccessivi per finanziare le scuole, infatti sono stati fatti dei tagli di circa 10 miliardi di euro, ma ne sono stati dati soltanto 4 milioni, cioè è una cifra bassissima. Infatti una struttura come la nostra, come il nostro istituto, non è molto agevole per noi, perché comunque mancano le scale di emergenza, che sono fondamentali, e quindi non siamo nemmeno in sicurezza nelle nostre scuole e non possiamo studiare tranquilli. Quindi oggi cerchiamo in qualche modo di risolvere qualche situazione per potersi agevolare allo studio, perché, come noi diciamo, lo studio è un nostro diritto e noi vogliamo i nostri diritti. Vorrei dire che noi siamo qui perché ci crediamo davvero, vogliamo tutti i nostri diritti. Thank you.
immagino.